Ciao a tutti i lettori di Connessioni, ISE 2019, sono Nicola Micali, LG Business Solution Marketing Manager. Principali novità, sicuramente iniziamo partendo da OLED, una bellissima scultura digitale realizzata all'ingresso dello stand con quasi 90 schermi. Sono degli OLED open frame da 55 pollici già disponibili per il mercato italiano. OLED Transparent, disponibile in taglio da 55 pollici, importante sottolineare il grado di trasparenza, 38%, quindi elevatissimo per gli applicativi in cui è richiesto un display di questo tipo. Un'ulteriore evoluzione dell'OLED è posta all'ingresso dello stand LG ISE 2019, è un display arrotolabile, è pensato per il mercato consumer, quindi dotato di tutti quanti i sintonizzatori per guardare i contenuti televisivi a casa. Parliamo anche di LED. Cosa offre LG in questa categoria? Beh, a livello, diciamo per così dire, tradizionale, dei LED wall con passo a partire da un millimetro e poi si va gradualmente a salire, ma soprattutto con due tipologie di installazioni, quindi sia per interno che per esterno, con diversi gradi di luminosità che vanno dai 1000 fino agli 8000 e oltre nit. On top a quelli che sono, diciamo, le installazioni, o le ho chiamate, o meglio le tipologie tradizionali, ci sono anche dei LED film. Cos'è? È una pellicola adesiva in cui sono stati applicati dei LED per essere applicata in tutti quanti quegli scenari in cui c'è una superficie trasparente, in genere del vetro, e vengono utilizzati per comunicare sia all'interno che all'esterno. Andiamo con due ulteriori soluzioni, sempre pensate per il mercato del retail del lusso, monitor ad alta luminosità con grado di nit pari a 4000 e un video wall ultra slim, pensate un po', con una cornice di sottile di pari su un singolo schermo di 0,44 mm.